Bene, la prima cosa che uno fa nel momento in cui comincia a lavorare con Lightroom è appunto impostare le preferenze sia del catalogo, sia di Lightroom. Proviamo a vedere come. Intanto facciamo un nuovo catalogo, file, nuovo catalogo. Mi chiede dove voglio andare a mettere il mio nuovo catalogo. Adesso lo mettiamo sulla scrivania e lo chiamiamo, tutorial. Lightroom. Manca qualcosa. No, scusate, ecco, Lightroom. Ok, crea. Mi chiude quel catalogo che era attualmente aperto e mi riavvia Lightroom con il nuovo catalogo. E questo lo dicevo nell'altro video perché Lightroom non può mai lavorare con due cataloghi aperti. Adesso io ho un catalogo nuovo in cui vado ad impostare e a controllare che le mie preferenze siano corrette. Allora, vado in Lightroom, preferenze. Devo dire che le preferenze di Lightroom sono abbastanza semplici, basta leggere, si capisce assolutamente, sono intuitive, si capisce a cosa servono. Però magari le scorriamo velocemente insieme. Vostra schermata di benvenuto all'avvio, questo ve lo fa all'inizio, potete decidere di averlo solo la prima volta o di vederlo tutte le volte. Controlla, quindi questo secondo me lo potete anche non vistare. Controlla automaticamente se sono disponibili aggiornamenti. Qui io vi consiglio di lasciarlo vistato perché Lightroom aggiorna frequentemente, perché normalmente gli aggiornamenti hanno prevalentemente la possibilità di avere delle letture di RAW o di file RAW di macchine fotografiche magari appena introdotte nel mercato e quindi è bene tenerlo aggiornato. Qui ci chiede quale catalogo vogliamo caricare nel momento in cui andiamo ad accendere ad avviare, diciamo, il programma. Io lascio di solito carica il catalogo più recente, quindi in questo caso lui mi carica l'ultimo catalogo che ho utilizzato. Qui dipende molto dalla vostra organizzazione, se fargli aprire l'ultimo o uno specifico principale che secondo voi è più importante. Poi abbiamo le opzioni di importazione, e cioè mostra finestra di dialogo di importazione quando viene rilevata una scheda di memoria. Questo vedete voi anche qui come organizzarvi. A me dà un po' fastidio, preferisco deciderlo io. In sostanza, se rimane vistato, tutte le volte che voi collegate al vostro computer una scheda di memoria di una macchina fotografica o direttamente una macchina fotografica, si apre la finestra di importazione di Lightroom, mentre se non lo vistate, e volete importare, dovete fare file e importa. Ignora i nomi delle cartelle generate da fotocamere durante la dominazione delle cartelle, tratta i file JPEG accanto ai file RAW come fossero foto separate. Questo, quando c'è qualcuno magari che scatta in contemporanea sia JPEG che RAW. Qui c'è la possibilità di mettere dei suoni e così via. Importante, qui sotto vedete c'è anche vai all'impostazione del catalogo, perché queste che stiamo vedendo sono le preferenze di Lightroom, che poi sono valide per tutti i cataloghi che questo Lightroom su questo computer lavorerà, ma ogni catalogo ha una serie di impostazioni, dopo le vediamo magari dopo. Predefiniti, anche qui ci sono abbastanza immediato, diciamo, come comprensione. Comunque, se vistiamo il primo quadratino, tutte le volte che noi importiamo una fotografia, lui farà una regolazione automatica dei toni. Delle volte può essere eccessiva, quindi io personalmente la tolgo e la vado a fare quando mi occorre. Applica la miscela automatica, la prima conversione del bianco e nero, vale la stessa cosa, ma mi fa di fatto un bianco e nero in automatico nel momento in cui gli dico di fare il bianco e nero. E poi c'è la possibilità di avere delle impostazioni predefinite in base alla macchina e in base alla sensibilità. Io queste quattro voci normalmente le lascio tutte e quattro non vistate. Memorizza i predefiniti col catalogo. Questo è importante perché i predefiniti potrebbero essere dei preset che io mi sono salvata o dei preset che ho scaricato da internet e con cui ho fatto delle elaborazioni sulle mie immagini. Se
se non le salvo insieme al catalogo potrei non averle più, averle nel frattempo perse o buttate, e quindi quel tipo di lavorazione non me lo ritroverà più. E quindi vi consiglio di mettere, questo è molto importante, di memorizzare sempre all'interno del catalogo i preferiti. Perché vi faccio vedere questa, mostra la cartella, questa di fatto è la cartella del catalogo che lui ha creato quando io ho creato un nuovo catalogo, all'interno della quale c'è il catalogo stesso, allarghiamo, che è questo punto ILRCAT, ci sono i preview che lui andrà a creare e ci sono le impostazioni di Lightroom, in cui ci sono poi tutti i preset, quindi di esportazione, di sviluppo, delle parole chiave, eccetera, eccetera. Poi li vedremo man mano nei video che seguiranno. Comunque teneteli nella stessa cartellina, in modo da poterli sempre ritrovare. Modifica esterna, qui uno dà le impostazioni che vuole che Lightroom abbia di default, poi le posso sempre andare a cambiare, nel momento in cui gli dico esporta. Quando io esporto, ad esempio, per andare poi a modificare in Photoshop, voglio che mi esporti dei TIFF, voglio che mi esporti in Adobe RGB e voglio che mi esporti in 8 bit piuttosto che a 16. Voglio che mi esporti a 300 punti e con una compressione zip. Nel momento in cui io gli dirò di aprire il file in Photoshop, lui non mi chiede come, lo fa quello che io ho messo in questa voce. Posso farlo anche per altri software, per un altro software, quindi se io utilizzo anche un altro software di post-produzione delle immagini, posso specificare anche degli elementi differenti. Altra cosa, gestione del file, l'esportazione e la creazione del DMG, stessa cosa, nel momento in cui io andrò ad esportare eventualmente i miei file DMG, lo farà seguendo le indicazioni che io vado a mettere qui, quindi in termini di compatibilità, di dimensione dell'anteprima e appunto dell'estensione se maiuscola o minuscola. Qui elemento importante è questo qui, incorpora file originale. Se voi vistate questo quadratino, all'interno del DMG troverete, che è di fatto un file RAW, troverete anche il file RAW originale della macchina fotografica che è stata utilizzata. Qui mettete di fatto, se volete mettere le virgole o le barre nei metadati, quando dovete inserire ad esempio le parole chiave, la gestione del nome come va fatto. E poi, cosa importante, è questa impostazione della cake di Camera RAW. Qui se potete aumentate il più possibile, proviamo a mettere 2 giga, la dimensione massima della cake, perché questo ovviamente velocizzerà. Alcuni dicono che conviene, e credo che, cioè l'ho provato, vi posso confermare che è vero, conviene magari, se è possibile, se si ha sempre un hard disk esterno collegato al computer, posizionare questa cake non nel computer ma in questo hard disk esterno, perché questo velocizzerà un po'. E per fare questo basta fare scegli e andare a cercare, ad esempio, non so, questo hard disk qui è un hard disk esterno nuovo, cake Lightroom. In questa maniera si alleggerisce, perché non si utilizza la cake del computer. È chiaro che però deve sempre essere collegato questo hard disk, se no lui non sa dove posizionarlo. L'interfaccia, vabbè, questo è abbastanza semplice. La decorazione è un po' una cavolata, nel senso che è questo disegnino che vedete qua sotto sulla sinistra, potete decidere quale mettere. Potete decidere se fare un font piccolo o un font grande, il nero, luce spenta, scusate, serve perché c'è una visualizzazione in cui potete mettere la fotografia con tutto il contorno nero e vi chiede se volete un nero o un grigio. Io personalmente vi consiglio di lasciare il nero, e poi decidete il colore, ad esempio del riempimento, questo qua sotto. La finestra secondaria, perché Lightroom dalla versione 3 o forse anche dalla 2 permette di utilizzare anche un secondo monitor e avere una seconda finestra,
E così, insomma, via via, anche per il provino potete vistare tutta una serie di preferenze. Guardiamo velocemente anche l'impostazione del catalogo. Quando io vado in Lightroom, qui abbiamo anche impostazione catalogo, dove praticamente gli dico dov'è, e quindi qua mi mostra fisicamente la cartellina dove è stata messa, che è sulla mia scrivania in questo caso, il nome, se voglio fare un backup mai, una volta a settimana, una volta al mese, tutte le volte che apro, insomma dopo leggete le varie possibilità. Posso scegliere la qualità dell'anteprima, se la voglio alta, bassa o media, la dimensione anche dell'anteprima. Ovviamente più è alta e più ci mette la prima volta che importo, ma una volta importata e creata l'anteprima, dopo non la devi andare a ricreare tutte le volte. Importante anche questo, bisogna secondo me eliminare automaticamente le anteprime, perché se io ho caricato una cartellina con 300 foto che poi ho tolto da questo catalogo, le anteprime mi vanno ad appesantire ed è un po' quello che appesantisce il peso del catalogo, e quindi se non mi servono più è giusto che dopo un tot vengano eliminate. I metadati, i primi due punti sono abbastanza chiari, mi fermo su questo qui perché è importantissimo, scrivi automaticamente modifiche in XMP. Vi consiglio di non scriverle in automatiche perché rallenta molto il lavoro del programma, nel senso che tutte le volte che voi fate un'operazione lui si mette a salvare. Vanno assolutamente salvate le modifiche degli XMP, perché sennò se riaprite le fotografie con un altro Lightroom non riuscite a vedere le modifiche che avete fatto, e lo vedremo, ma vi consiglio di farlo manualmente tutte le volte con un banale MLAS o CTRL S.